Ehi ragazzi, allora, cosa vedete qua davanti? Beh, vedete due polpettini che mi sono arrivati da... Io l'ho sempre detto Shein, però c'è chi mi dice no, si dice Shein, però anche Shein non è che sia molto meglio, vabbè. Quel sito lì, insomma. Perché molti mi avete detto, Erika, ci sono un sacco di stampi su Shein o Shein o quello che è, perché non provi ad usarli, ok? Va bene, ho provato a comprarne qualcuno e adesso andiamo ad unboxarli. Poi nella seconda parte del video farò uno scopriamo le creazioni che avrà non tutti questi stampi, perché adesso mi sto concentrando nel fare le creazioni per lo shop, per il restock, che come vi dicevo è un restock di resina ma non di gioielli, e ora capirete alcune delle cose che ci sono. Quindi alcuni di questi li proverò subito, altri un po' più avanti, quando avrò un attimino magari più di tempo. Però se non sbaglio, buona parte sono da provare. Allora, vediamo. Intanto per cominciare sono due pacchetti, sono entrambi aperti, perché quando mi è arrivato questo si sentiva che c'era una cosa sola, dicevo, ma cos'è sta roba? E mi è arrivato dopo una settimana, ho detto, what? Poi ho aperto e ho scoperto che effettivamente era questo. Voi direte, che cos'è? Non lo so. Sono a parte gli scherzi, raga, non me lo ricordo. Non capisco cos'è e non mi ricordo più cosa ho comprato, nonostante non sia passato tanto tempo in realtà. Cioè, sono stati abbastanza veloci stranamente. Sono dei cristalli, ok, sì. Si vede un pochino dalla forma che sono dei cristalli, tutti cristalli belli grandi. Molto interessante. Questo penso che sì, lo potrei provare perché appunto, come dicevo, sto facendo creazioni per lo shop e se viene bene questo è molto carino da mettere, visto che voglio mettere scatole, piatti, portaoggetti, cose, quadretti da appendere, soprammobili, cose di questo genere. Poi, questo è un portacandele, credo, non lo so. Oddio, no ragazzi, vi giuro, non me lo ricordo e non li riconosco, ma com'è possibile? Vabbè, anche questo adesso lo farò, quindi lo vedrete. Ah, questo invece è aperto perché volevo vedere se stavolta c'era tutto e sì, direi che stavolta c'è tutto. Anche questo lo farò ed è una scatola molto semplice, esagonale. Anche questo devo fare perché è un'altra scatola. Questa è a forma di cuore con... ci sono un po' di dettagli, vedete che tipo a zigzag i lati. Il coperchio ha un fiocco, anche questo tanto lo vedrete fra pochissimo. Questo qui in realtà non serve che io lo provi più di tanto perché non so se ve lo ricordate, ma l'ho comprato un sacco di volte questo stampo e ogni volta che si rovina lo ricompro. E visto che c'era anche lì, bene, adoro. Ecco, questo ad esempio non lo userò adesso, però... cioè, lo conoscete tutti molto bene secondo me. Questo qui, che ci sono sia da una parte che dall'altra, è uno stampo per il domino. Io l'avevo comprato su Amazon quando ho comprato anche lo stampo per fare la tavola degli scacchi, non so più come si chiama, con gli scacchi in sé, e quella per giocare a tris. Voglio fare tutto in un video a parte, voglio fare un video in cui faccio letteralmente con voi i giochi, i vari giochi da tavolo, quindi questo lo vedrete in quel video. Non so immaginare quanto ci voglia fare tutte queste creazioni, oh mio Dio. Questi non so se li metterò mai in vendita, questi, e quando li farò, perché essendo che sono così tante creazioni costerebbe davvero tanto, ve lo dico già. Poi, anche questi voglio provare a farli, sì, insomma, alla fine ho fatto quella premessa, ma alla fine penso che farò praticamente tutto. Sono dei segnalibri, ci sono di lunghezze diverse, uno più lungo, uno medio, uno corto. E basta. Bene ragazzi, questi sono gli stampi che ho preso su Shein. Adesso scopriamo le creazioni con alcuni di questi e con altri se riesco. Adesso vedo quanti ne riesco a fare. Bene ragazzi, guardate quanto ben di Dio qua davanti. Intanto spero non si senta troppa confusione, ma non ho ben capito cosa stanno facendo i miei vicini. Comunque probabilmente dei lavori, mi sembra giusto. Cosa che hanno cominciato a fare 2 minuti fa, mi sento male, ma va bene. E come vedete non ci sono solo gli stampi di Shein, ad esempio... 1, 2 e 3, che sono quei vassoietti con le sagome di donne, li ho presi su Amazon e vi ricordo che potete trovarli tramite la mia lista Amazon, che è quel link qua sotto, c'è scritto la mia vetrina Amazon. Che cos'è? Vuol dire che io ho fatto quella lista e sono le cose che vi consiglio da Amazon, appunto la maggior parte delle cose sono cose che uso anch'io, a parte alcuni stampi che ci ho preso la mano e ho detto oh che bello questo stampo, mettiamolo nella lista, oh che bello quest'altro, mettiamolo nella lista, e via così. Poi anche questo non è di Shein, anche questo e basta, gli altri sono tutti di Shein. Allora, madonna raga, questa schermata così colorata è meravigliosa, adoro. Lo so che volete vedere questi, ma tiriamo fuori prima altro. Ad esempio, mi piace da morire come sono venuti i segnalibri. Vabbè, questi si vede già come sono, perché appunto lo strato sopra è lo strato davanti. L'ho delicata, ma sono anche abbastanza spessi, dai. Mi piacciono tantissimo. Adesso devo vedere se trovo dei nastrini da mettere qui, perché vedete che c'è il buco per i nastrini, ma cioè, mi piace da morire. È bellissimo.
mi piace tantissimo, davvero bello. Poi questo è quello medio, anche questo, cioè mamma mia, questi cioè, non sono neanche sticker, sono vabbè, queste sagome con castelli giostre, insomma è tipo una park, stanno da Dio, staccati senza, ma sì dai, sono anche abbastanza di uno spessore che esiste, così non è che se lo comprate e dopo 2 minuti si rompe, no, fortunatamente sembra abbastanza spesso, mi piace moltissimo, bellissimo, anche questo, mamma mia, ci stanno, mamma mia, l'ha messa a fuoco, ci sta proprio da Dio. E poi c'è questo qui che è quello più corto con i cuoricini, anche questo molto carino, nero ed oro, mi piace sempre tantissimo, eccolo qua, bello bello, vedete che ho fatto proprio lo strato sopra super bombato, molto bello. Bene, ora cosa tiro fuori? Tiriamo fuori uno stampo di quelli nuovi? Ok, tiriamo fuori questo perché mi spaventa molto, nel senso che non ho idea di come fare, cioè è veramente piccolo il buco, cioè devo srotolarlo, tipo voltarlo dall'altra parte come un calzino, non lo so, aiuto. Però è bello flessibile, se non altro. Però sì, vorrei evitare di rompere lo stampo per tirar fuori la creazione. Guardate cosa sto facendo, un petalo alla volta. Aia. Raga, io ho comprato le luci nuove, però quelle le tengo dalla scrivania per quando faccio video impacchettamento, comunque faccio video di là, e sto usando la solita luce qua di fianco, e ho preso la batteria che era sotto carica da giorni prima di cominciare questo video, lo vedete da quanto dura, si è già spenta, mi sento malissimo. Che carina! Allora qui come vedete ho sporcato un po' di nero perché ci ho passato l'accendino un miliardo di volte perché continuavano a uscire bolle, bolle, bolle. Infatti adesso mi voglio informare sull'alcol che vedo che usano le americane per le bolle. È un portacandela, proprio quelli lumini, quelli bianchi piccolini, ed è molto carino. Ho usato appunto il viola e il bianco e sfumandoli un pochino è venuto questo effetto che è bellissimo. Mi ricorda un po' quando, tipo, avete presente quando si guardano quei video rallentatori di qualcosa che si congela? Ecco, mi ricorda tantissimo quello, mi piace tantissimo, proprio bello. Sì, questo stampo è veramente carino, tra l'altro. Bello, bello, mi piace tantissimo, ragazzi. Veramente fatto bene, mi piace, sì, sì. Poi, allora, tiriamo fuori questa scatolina che mi sa che mi è venuta di una semplicità assurda, perché avevo in mente un colore specifico. Che cavolo è sta roba? Ok. Ma alla fine i colori non è assolutamente venuto quello che volevo. Allora, il tappo... Oh, bello il tappo fatto così. Non me ne ero accorta. Era fatto così bello, però. E la parte sotto. Aia, che dolore! Aia, aia, aia. Questo va srotolato come un guanto, un calzino. Allora, ce la posso fare? Torna a posto, eccolo qua. Io non ho capito cosa è successo. È paurosamente piena di bolle, ma proprio tante, ma dappertutto. Cioè, guardate, ma cosa è successo? Sembra un formaggio gruviera. Non ho capito. Adoro, allora, il fatto è che se si riempie bene, vedete che c'è questo che sembra un eccesso, in realtà non è un eccesso, è fatto apposta perché è perfetto, si incastra, cioè, vedete? Ecco, è tipo il primo stampo che ho che è fatto così bene per le scatole, però appunto è venuto strapieno, mamma mia, guardate qua! È un peccato perché l'avrei voluta vendere nel negozio, però non ho capito come mai, stranissimo, guardate che roba, non riesco a capire, di solito le bolle, a parte magari qualcuna, vengono sul retro. Ma questo è ricoperto e sembra acne. Sei adolescente per caso? No, scusate, sto scherzando, ragazzi. A parte che da adolescente io avevo l'acne. Vabbè, sorvoliamo, ma come sono arrivata a sti discorsi? Vabbè, molto bello lo stampo. Peccato per ste bolle, cavolo. Posso fare di meglio comunque, sì sì. Peccato, alla fine era pieno di glitter, era anche carino, uffa. Poi già che ci siamo, tiriamo fuori l'altra scatolina che, ragazzi, mi ha fatto impazzire molto più di quanto io mi aspettassi. Perché il tappo non mi ha fatto impazzire. Bello, mi piace. Vedete che l'ho fatto dorato. Oh mio Dio, ma che effetto ha il bianco? Non mi ricordo che pigmento ho usato, però purtroppo era pochissimo per provarlo, l'ho finito già. Ma quanto è bello questo effetto sul cece bianco. Cioè, l'effetto perlato non è niente in confronto a questo meraviglioso. Dicevo, il tappo è molto carino, l'ho fatto con il fiocco oro. Ci sono le foglie oro dentro, se così si vedono bene. Però me ne sono accorta dopo. Questa maledetta scatola ha le parti dei fiocchi che proseguono di qua, vedete?
E questo è facile da fare, da riempire con la resina. Questi lati invece con la resina non si possono fare, quindi l'ho dovuto fare con il pigmento ed è stato molto difficile, moltissimo. Adesso vi faccio vedere perché. Se non altro è venuto bene, dai. Allora, perché è stato difficile? Perché immaginatevi di dover colorare con un pennello un pigmento qui dentro, cioè nelle righe qui, vedete? Qui dentro, questa riga qui e le altre tre. È stato difficilissimo, l'avevo messo al contrario, poi però per colorarlo facilmente, poi l'ho rigirato e si è sporcato dappertutto. È stato un trauma veramente, però aiuto quanto è carina questa scatola, ragazzi. È venuta perfettamente, assolutamente, le righe sono venute molto bene, anche perché il pigmento era lo stesso. Lo so che non sembra perché nella parte del tappo il pigmento era dentro la resina, qui invece l'ho spalmato sullo stampo. Anche questo è fatto in modo che si incastri perfettamente, vedete? Bello, sì, molto bella questa scatolina, mi piace tantissimo. Poi ci sono appunto, come dicevo, le foglie oro, questo effetto bianco dappertutto, bellissimo, veramente molto contenta di questo. È stato un problema fare queste cose, però il risultato ne vale la pena, è molto bella. E appunto è una scatola che è al tappo incastrato, come è giusto che sia in una scatola. Adoro. Sto lasciando queste cose per ultime, ragazzi, anche questa, anche se di da dietro non sembra, secondo me, bellissima. Questo qui ho provato a rifarlo perché in realtà l'avevo già fatta uguale, però questa creazione è quella appunto che avevo già fatto, me la sono tenuta io, è una delle pochissime creazioni che mi sono tenuta, perché come vi dicevo la tengo all'ingresso e ci metto le chiavi, aia. Però mi piace tantissimo, ho detto boh, provo a rifarla, magari la metto nello shop se viene bene. Vorrei rompere tutto. Ok, no, è bellissima, ragazzi. Sì, è venuta praticamente uguale. Forse lo strato intorno mi era venuto un po' più sottile, l'altra volta non lo so, ma è bellissima. E appunto è questo piattino che, come vi dicevo, io tengo all'ingresso e ci metto le chiavi. Forma di conchiglia con questi, vabbè, trasparente, vabbè, ma lo vedete, insomma. Molti glitter, bellissimo, infatti. E mi piace un botto, mi piace tantissimo. Sì, 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 molto soddisfatta anche di questo. Come dicevo, lo metterò sullo shop, ma cioè tutto quello che mi sta venendo bene qui lo metterò nello shop, perché come giusto mi sono dimenticata di dirlo, perché il restock sarà questa domenica 27 febbraio alle ore 21 sul mio shop. Allora, tiriamo fuori questo, perché se... ah, mi ero dimenticata di questo. No, prima tiriamo fuori questo, scusate. Questo è un piccolo portapenne. È divertentissimo da tirar fuori, non ti rompere però. Ok, è venuto paurosamente semplice, io in realtà ero stata a mescolare i due colori molto, vabbè, un filino si sono mescolati, però sì, c'è un po' di azzurro qui, ho mischiato più possibile, alla fine si sono un po' sfumati i colori, e appunto è, niente, è un portapenne di questi due colori qui. Però sì, mi aspettavo un risultato un po' più interessante, è abbastanza semplice. Dicevo, questo qui, se è venuto come me lo immagino, sarà fantastico, ma proprio tanto. Però adesso vediamo se è venuto bene. Ho un po' paura perché questa... il materiale mi ricorda tantissimo quello stampo che avevo, che dopo un po' aveva cominciato ad appiccicarsi al cristallo che si faceva appunto alla creazione. No, più che altro aiuto, raga, questo non è flessibile come gli altri, come lo tiro fuori? Oh mio Dio, è un problema. Ragazzi, io cerco sempre di stare calma, ma devo dirlo, quello che ha inventato questo stampo è un completo, scusatemi il termine, rincoglionito. Io mi sono fatta veramente malissimo, proprio le ho provate tutte, ci ho anche messo il sapone, infatti si vede ancora un po' di schiuma, ma alla fine l'ho dovuto tagliare un po' perché non usciva assolutamente, davvero non riesco a capire come si possa progettare, non è ancora uscito, come si possa progettare uno stampo che non permette minimamente alla creazione di uscire. Oh mio Dio, che fatica, mi sono fatta veramente malissimo, cioè qua c'è il sangue, io non so che cosa dire, raga, veramente, lo lavo perché è pieno di sapone per i piatti, mi fanno male tutte le dita, non avete idea della fatica che ho fatto. Se volete comprare stampi su Shein vi sconsiglio caldamente questo, vedete che c'è il sapone per i piatti. Io riproverò ad usarlo, ma comunque l'ho dovuto tagliare perché appunto, cioè, è fatto malissimo. E poi il risultato è carino, ma non era come lo aspettavo, perché quando io ho messo, vedete che c'è sia del bianco che del verde acqua, però quando li ho messi il viola non era ancora completamente asciutto, quindi speravo si sfumassero un pochino, ma non è andata così. E mi fa anche rosicare molto la cosa, perché guardate quanto è bella la forma, cioè è stupendo.
l'effetto doveva essere tipo fluorite, direi che ci siamo, però ok, non so se riuscirò a farne altri. Ok, ora cercando di stare calma, proseguiamo ragazzi. Che male, oh mio Dio. Adesso proseguiamo con questo qui, che sembra solo bianco, in realtà è molto più interessante di così. Sono riuscita a trovare comunque la soluzione, non mi ricordo se ve l'ho detto. E sono gli Uniposca con la punta da 7 mm. Eccolo qua, allora. Ah, è bianco con i glitter e, oh no, non si vede. Dalla fotocamera non si vede minimamente. C'è questa... è arrivato? No, non si vede nulla. Spero di riuscire a fare una foto o un video nel cellulare da mettervi. Ha questo effetto, che ho questo pigmento che ho spalmato in tutto lo stampo, che fa una specie di effetto bianco rosa perlato, non so bene come spiegarlo. E appunto è fatta così, dovrò colorarla, però è molto carina, anche se non sembra molto dal video, giuro che è molto carino. Ora rimangono questi due ragazzi, oh mio Dio, che ansia. E sono tra i primi che ho fatto, sono giorni che aspetto di tirarli fuori per fare questo video e non vedo l'ora. Oddio, se sono venuti male ci rimango malissimo, ho aspettative altissime per questi due. Oddio no, è bellissimo, ciaone, sembra un tramonto, questo lo farò con i dettagli dorati assolutamente, bellissimo, vabbè l'effetto petrolici lo sapete che mi fa impazzire, ecco lo metto così e lo vedete più o meno tutto, bellissimo. Questa qui invece la voglio fare con i dettagli bianchi. Oddio no, vabbè raga, è bellissima. Ho usato, come vedete, l'azzurro, il rosa e il viola ed è bellissimo. Vi faccio vedere anche qua da vicino i dettagli e secondo me quando farò i dettagli poi col pennarello bianco, con la, cioè è un acrilico, è per l'Uniposca, ricordate che è un acrilico, non userò un pennarello a caso, sarà meravigliosa. Bellissimo, bellissimo, molto carino, molto bello. Bene ragazzi, devo dire che gli stampi sono tutti consigliati tranne ovviamente questo, mamma mia, assolutamente non lo consiglio minimamente. A parte che va bene, alcuni punti è ancora bagnato, ma è opaco. Voglio piangere, la creazione è anche così carina. E dunque, qual è la mia creazione preferita? Insomma, sono tanto carine, ce ne sono tante carine. Anche solo i segnalibri sono veramente belli, mi piacciono tantissimo. Credo che quelle che mi piacciono di più siano i vassoi, questa maledetta, perché effettivamente mi piace. Però anche questa, anche i segnalibri, non lo so, ragazzi, ce ne sono tante che mi piacciono molto. Posso dirvi quelle che mi piacciono meno, se volete, queste due. Ebbene, ragazzi, spero che questo Scopriamo le creazioni in resina vi sia piaciuto. Io vado a riposare le dita, perché come vedete mi sono massacrata. Ciao!